Ciao. Prima di tutto voglio ringraziarvi per tutto l'entusiasmo nei confronti dello Scialle La Pellegrina, che è una bellissima storia che potete andare a leggere sul suo blog del sito, per tutte le partecipazioni ai corsi e per quello che adesso sono i kit. Questo video tutorial serve per chi realizzerà lo scialle e vuole fare questo punto decorativo, vedete, che fa parte del bordo finale, questa specie di asola che decora tutto il bordo del mio scialle, che è un punto particolare che è descritto nelle istruzioni, ma credo che possa essere anche utile visualizzarlo, anche perché poi potete inserirlo come bordo su anche una maglia o qualsiasi altro tipo di scialle, per cui che vi sia di ispirazione. Adesso vediamo come farlo. Qua nel dettaglio li vediamo più da vicino, vedete? Queste asole. Quindi come asole giustamente possiamo anche usarle su un bordo di un cardigan e qua ci mettiamo il nostro bellissimo bottone gioiello. Ma adesso vi faccio vedere come realizzarle. È molto semplice, l'effetto è spettacolare. Allora, qui ho fatto un campioncino dove ho montato 11 maglie, per cui su quella centrale, che sarà la sesta, andrò a realizzare questo punto 3, 4, 5. Allora, questo è il mio punto e cosa devo fare? Devo fare un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto nella stessa maglia. Quindi un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, vedete? Poi un dritto, facciamo ancora un gettato, un dritto. Logicamente questa è un'alternanza che ho scelto io, per cui potete anche aggiungere un altro gettato più dritto volendo, oppure toglierne in funzione anche della dimensione del filato. Cosa succede? Quando io torno indietro, e in questo caso vado a lavorare a dritto perché voglio il bordino a legaccio, ma posso anche fare a rovescio, quindi arrivo a quella maglia, no, che ho lavorato, quindi sono 4, 5, ho tutte queste maglie qua e le lavoro tutte come se fossero delle singole maglie, vedete? Guardate, vedete, no? Lavoro tutto e lavoro sino in fondo. Poi logicamente posso fare ancora due o tre giri o ferri in funzione se sto lavorando in tondo o in piano, però vedete che si inizia a visualizzare. E quando io poi andrò a chiudere le maglie, si crea poi proprio l'asola. Adesso faccio ancora un giro, poi ve lo faccio vedere piano. E poi logicamente se vedete qua che continua, vedete che la intravedete già l'asola. Poi quando chiudete le maglie si creerà proprio quella quell'effetto circolare che avete visto sullo scialle rosa alla pellegrina. Qua. Adesso non sto a farvi vedere, chiudete le maglie e l'effetto finale poi sarà proprio questo qua. Qua ho aggiunto ancora, vedete qua c'è ancora una riga di legaccio in più, ancora un ferro in più, però se volete potete anche chiudere prima. E l'effetto è questo. Eccolo qua. Bene, grazie. Spero che vi sia stato utile visualizzare come realizzare questo punto decorativo che abbiamo visto e veramente inseritelo come bordo anche su altri scialli o come dicevamo su una maglia o su un cardigan o anche solo su una sciarpa perché dà un tocco di qualcosa di originale, di diverso, di personalizzato. Grazie per la visualizzazione. Ciao, alla prossima!